Buongiorno a tutti, oggi vi mostro i miei rossetti top 10. Mi piace molto questo rossetto che è un vinaccia, che è Sugar Plum Fairy di Wet n Wild. È un colore che tende a stamparsi sulle labbra, il prezzo è veramente... è un bellissimo color vino, però non è cupo e il fatto che sia un po' più cremoso fa sì che le labbra non siano troppo piccole e asciutte, perché comunque i colori scuri tendono un po' a rimpicciolire le labbra. E quindi io che ce l'ho già sottili, solitamente mi piacciono ma cerco di non utilizzarli. Questo colore invece mi piace tantissimo. Sempre su questa scia utilizzo molto questo di Mulac, che è Rudolph, dal finish più opaco. Ha una durata eccellente sulle labbra ed è bellissimo perché è un vinaccia però all'interno un pizzico di bianco, quindi è un po' più chiaro, molto bello. Di MAC non posso che promuovere Heroin, che è questo bellissimo viola che utilizzo poco, però è uno dei miei rossetti preferiti perché è particolarissimo. Allora, sia Heroin che il primo di Wet n Wild tendono a tingere un po' le labbra, quindi anche quando va via un po' non è una tragedia. Ed è uno di quei rossetti che insieme a quest'altro che vi promuovo, che è Flat Top Fabulous, questo è uno dei rossetti MAC che ho utilizzato di più. Sono i colori più particolari che trovate in commercio, secondo me. Un colore sempre di MAC che amo particolarmente sulle labbra e lo utilizzo molto spesso sulle spose perché è un color carne molto delicato, nonostante sia un amplified, ha una durata eccellente. Sto parlando di Cosmo, è un colore tipo questo che ho sulle labbra, questa è una tinta però... Questo qui ci assomiglia molto come tonalità ed è molto confortevole sulle labbra, quindi se avete le labbra che hanno pellicino, che ve lo straconsiglio. Non posso non promuovere questo qui di La Masca, che è Salacious. Non so perché alcuni rossetti mi hanno fatto delle palline. È questo colore qui che è un rosso aranciato molto intenso. Bellissimo, sempre dal finish opaco e dalla durata eccellente. Un colore che amo particolarmente fa parte della linea di Kiko La Stilo vecchia linea, questa qui. Non so se la toglieranno o l'hanno già tolta perché ne hanno fatta una nuova, che è un rosa che ha dentro il grigio ed è veramente adorabile. Lo utilizzo molto di giorno perché non è un colore che spara eccessivamente, cioè quando non voglio usare sulle labbra vado con questo e la durata è veramente ottima. Allora, non posso non promuovere questo, vedete quanto l'ho utilizzato, questo è girato fin suo, che è Balkis di Nabla. Questo, che è un marroncino molto particolare perché è caldo ma per tutti i giorni è veramente bellissimo, bello intenso e la durata, come tutti i rossetti di Nabla, è ottima. Altro rossetto di Nabla è questo qui che è rosso, che ahimè si è rotto praticamente, vedete? Si è staccato, quindi ogni volta devo fare attenzione. Devo provare a sciogliere un po' e a riattaccarlo su. È Rouge Mon Amour ed è il classico rosso, cioè quando voglio un rossetto rosso solitamente vado con Rouge Mon Amour perché la durata è ottima, il colore è bello, mi piace veramente tanto tanto. Un altro rosso che mi piace, che è di Make Up For Ever, numero 45 della linea Rouge Artist Intense. So che adesso l'hanno cambiati, quindi non so se corrisponde. È questo bellissimo rosso freddo, vedete la differenza con l'altro, che sbianca un pochino i denti, ma la cosa particolare è che lo trovo molto elegante. Ha un finish un po' più cremoso, però ciò nonostante mi piace ugualmente. Sapete che io amo i matte. Ma alcuni rossetti con finish cremoso, tra cui Cosmo di MAC o questo qui di Make Up For Ever, li adoro.
E niente, questi erano i miei rossetti preferiti. Ho fatto una lunga selezione perché li ho contati, sono circa 93. Questi veramente sono una selezione, selezione, selezione. Il telefono suona, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere quali sono i vostri rossetti preferiti e se ce n'è qualcuno qui in mezzo. Scrivetemelo quindi qui sotto. Vi do un grosso bacio e ci vediamo domani.